mentre si moltiplicano le manifestazioni a difesa della libertà d'espressione. Partigiano. E Bella Ciao, rivisitata ieri sera in apertura della puntata di Sciuscià da Michele Santoro, il simbolo della resistenza del centrosinistra a Berlusconi. I leader Rutelli e Fassino sono a Vicenza per la campagna elettorale delle amministrative. Annunciano per il 4 maggio una giornata di mobilitazione in difesa della libertà di informazione. E Bertinotti, in linea col centrosinistra, dice che sono inaccettabili le idee proprietarie del servizio pubblico di Berlusconi. Il presidente della RAI fissa un primo paletto. La RAI, dice Baldassarre, è del tutto estranea ai giochi politici. La TV di Stato dovrà sempre mantenere la sua autonomia. Il Presidente del Consiglio, oggi a Portofino, dopo le bordate contro Biagi, Santoro e Luttazzi, dichiara di non voler parlare, giornata dedicata ai buoni pensieri, aggiunge, e spiega di aver visto solo una piccola parte della puntata di Sciuscià, ma di non essere riuscito ad andare molto avanti. Ci sono toni diversi nel centrodestra, se Bossi bolla Santoro come esempio di arroganza, il segretario del CCD Follini dice apertamente no alle liste di proscrizione. Un dispiacere a Berlusconi arriva anche da Romiti, mi sembra di vedere di nuovo, dice il presidente della Fondazione Corriere della Sera, una voglia di limitare la libertà di espressione. Le chiedo a questo punto se non sia veramente inevitabile un suo solenne e inequivocabile messaggio alle Camere. Un caro saluto. Caro Presidente della Repubblica, lei è il custode della Costituzione, cioè il garante della libertà comune. Chi scrive è Nanni Moretti, che lancia un appello al capo dello Stato, insieme a molti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, che oggi al Teatro Ambra Iovinelli di Roma hanno radunato una folla straordinaria e imprevista di cittadini chiamati a difendere la libertà di informazione. Una partecipazione sentita che ha superato le aspettative degli stessi organizzatori, Serena Dandini, Fiorella Mannoia e Fratelli Guzzanti, Nanni Moretti, e che è riuscita a sorprendere ed emozionare anche Michele Santoro, accolto in sala da una vera ovazione. La questione dell'articolo 18 va tolta dal tavolo, lo chiede il segretario della CISL Savino Pezzotta, che chiede anche il ripristino di una concertazione rinnovata. Il governo, dice Pezzotta, non può ignorare la portata che ha avuto lo sciopero generale. D'accordo sullo stralcio delle modifiche all'articolo 18 il leader della UIL Luigi Angeletti. È più che mai necessario il ricovero in ospedale, così dice l'ultimo bollettino medico emesso poche ore fa sulle condizioni di Marco Pannella, che continua lo sciopero della fame e della sete per chiedere l'elezione da parte del Parlamento dei due giudici costituzionali ancora mancanti. I presidenti del Senato e della Camera, Pera e Casini, confermano in una nota scritta che il Parlamento in seduta comune si riunirà continuativamente a partire da martedì fino a voto utile per l'elezione dei due giudici della Corte Costituzionale. Dunque, lo sciopero della fame e della sete di Marco Pannella potrebbe terminare, vista la conferma di votazioni a ripetizione, cioè la rimozione dello stallo in cui si trovava il Parlamento. Pannella è soddisfatto delle parole di Pera e Casini, anche se per ora la sua protesta estrema prosegue, nonostante un bollettino medico suggerisca il ricovero immediato in ospedale. Dopo 5 giorni abbiamo riscontrato un fatto positivo, direi la vittoria del presidente Casini rispetto a Pera, sì, che si è stato detto quella parola per la quale io da un anno lotto, che il Parlamento deve dare il voto utile, non deve dare un voto qualsiasi. E vorrei